Rieccoci, bentrovati. Siamo ormai giunti alla terza tappa del nostro cammino d'avvento, in cui andremo a realizzare un presepe. Per scoprire quali saranno i personaggi di oggi, ci lasciamo guidare come al solito da una storia tratta da questo libro, La luce nella lanterna. Andiamo a scoprire quale. I pastori accanto al fuoco. Nei campi, alle porte di Betlemme, si intravedeva un falò. Tutti intorno sedevano i pastori per riscaldarsi, perché era inverno e le notti erano fredde. Il gregge riposava tranquillo in cerchio intorno a loro. Soltanto i cani erano in movimento e si spostavano senza posa da una parte all'altra, come dei bravi cani da guardia. Samuele, il più giovane dei pastori, sospirò: come sarebbe bello se non ci fossero più lupi a minacciare il gregge. Giacobbe scosse la testa e replicò: a che serve sognare? Finché ci saranno pecore, ci saranno anche i lupi che vogliono prenderle. Allora il vecchio Elia sollevò la testa canuta, fissò i compagni con i suoi occhi chiari e disse con tono misterioso: chi lo sa, chi lo sa? È scritto che verrà un giorno in cui lupi e agnelli pascoleranno tranquillamente insieme. Samuele desiderò subito sapere: quando verrà questo giorno? Il vecchio scosse la testa pensieroso. La scrittura dice che un giorno verrà il figlio di Dio sulla terra, come uomo fra gli uomini. Allora non ci sarà più odio sulla terra, e la pace regnerà tra gli uomini e tra gli animali. Quando questo giorno verrà, nessuno lo può sapere. I pastori, pensosi, fissavano il fuoco. Tutto a un tratto udirono un meraviglioso canto, così dolce che commosse il loro cuore. Si voltarono in direzione del motivo. Sulla strada che portava alla città scorsero un uomo anziano e una giovane donna. La donna era avvolta in un mantello blu col cappuccio, gli accompagnava un asinello. La donna cantava, cantava per il bambino che portava in grembo, e una pace serena conquistò l'anima di coloro che l'ascoltarono. I pastori seguirono con lo sguardo la donna finché non scomparve dalla loro vista. Poi ritornarono verso il fuoco. E notarono che anche le pecore avevano girato le loro teste in direzione di Betlemme. Persino i cani avevano smesso di gironzolare e sostavano tranquilli, con le orecchie tese. All'improvviso Samuele indicò qualche cosa con il dito. Mormorò: guardate laggiù, non è uno dei nostri cani, è il lupo! Gli altri pastori avevano seguito il suo gesto e assentirono. Sì, era proprio il lupo, laggiù accanto alle pecore. Affascinato anche lui, come loro, dalla magia del canto, guardava in direzione di Betlemme. Il volto del vecchio Elia si illuminò. Non stavamo parlando di un miracolo che ci sembrava ancora lontano. Adesso il giorno è molto vicino. Il figlio di Dio sta per nascere. Non ci si può sbagliare. I segni sono chiari. Il lupo pascola tranquillamente accanto agli agnelli. Samuele si voltò verso l'anziano. Vuoi dire, padre mio, che la giovane che cantava così meravigliosamente è la madre del bambino divino? Domandò. Precisamente, è proprio quel che penso, approvò Elia. Quella giovane donna deve essere la madre di Dio. E in questo il vecchio pastore aveva perfettamente ragione.